Nel cammino verso la Pasqua, la quarta domenica di Quaresima rappresenta una sosta intermedia per riprendere forza e focalizzare lo sguardo verso la meta. Non a caso questa domenica è definita della gioia, o meglio, della letizia, dalla prima parola dell'antifona d'ingresso alla messa, letare, perché ci offre di pregustare il gaudio spirituale che la risurrezione di Cristo farà sorgere nel cuore di ogni credente. La liturgia poi sviluppa il tema della misericordia divina, perché non esiste un amore più grande se non quello di Dio per noi. Tutto questo è sviluppato attraverso le pagine della Scrittura che disegnano il volto di un Dio paziente, lento all'ira e grande nell'amore, che in Gesù si rivela in maniera definitiva come amore per la sua creatura. Ma per credere questo occorre percepire dentro di noi che si è i destinatari di quell'amore, quel mondo che Dio ha tanto amato fino a dare il suo Figlio unigenito. Va accolto certamente come l'umanità intera, ma in esso ognuno di noi deve essere inserito, mettendo il proprio nome in quel mondo, affinché quell'amore ci cambi e ci converta. Il brano evangelico della liturgia di questa domenica si innesta nel discorso di Gesù con Nicodemo. Dialogo in cui Gesù sconcerta Nicodemo dicendogli della necessità di una rinascita dall'alto. Nicodemo è un uomo colto, appartenente ai farisei e membro del Sinedrio. Non aveva capito bene chi fosse Gesù e perché fosse venuto nel mondo. Ne aveva sentito parlare, sapeva che si definiva figlio di Dio e voleva delle prove da lui. Decide quindi di incontrarlo di notte per non farsi vedere dagli altri farisei e per porgergli delle domande. Gesù gli risponde e nello stesso tempo rivela se stesso. Non è semplice per quell'israelita educato nella legge dell'antica alleanza aprirsi alla parola del Maestro. Gesù ricorda a Nicodemo un episodio della storia del popolo di Israele, cioè quando gli ebrei erano stati colpiti dai morsi letali dei serpenti. Il loro capo, Mosè, su invito di Dio, fece innalzare un serpente di bronzo e chi lo guardava veniva subito guarito. Allo stesso modo Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito e ha permesso solo per l'amore che ha per l'uomo il suo innalzamento sulla croce per la salvezza di tutti noi. Nicodemo inizia a capire che solo Gesù dona la salvezza, solo il suo amore illumina e l'offerta della sua vita è il segno dell'amore del Padre tangibile e che non mente mai. Il dono di Cristo esprime l'amore di Dio, un amore incondizionato che non condanna ma salva, un amore gratuito che si diffonde e può manifestare le sue energie solo in chi vi fa spazio, accogliendolo attraverso la fede. Il dono che è Cristo è asimmetrico, non cerca reciprocità. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Come io ho amato voi, così voi amatevi gli uni gli altri. La relazione con Dio resta aperta ad un terzo di cui tende a far fiorire la soggettività e a servire la vita. L'amore che tale dono narra non pretende gratitudine, ma rispetta la libertà dell'uomo. Dunque, non bisogna fermarsi all'Antico Testamento come pensava Nicodemo, ma è necessario accogliere la persona di Gesù. Lui, con la sua luce, ci guida fuori dal buio. Il racconto di Nicodemo che incontra Gesù inizia con il riferimento della notte e termina con l'invito di Gesù a non amare le tenebre e a farsi avvolgere dalla luce che egli è venuto a portare. Possiamo sperimentare la letizia a cui questa domenica ci invita soltanto se passiamo dalla nostra notte alla luce che il Signore ci dona. La Quaresima è il cammino dalla schiavitù alla libertà, dalle tenebre alla luce. Dobbiamo solo saper accogliere la chiamata di Dio e lasciare che lo Spirito ci conduca a manifestare agli uomini le opere che Lui compie. Credere all'amore di Dio, che si fa dono,
credere alla sua luce, più grande di ogni tenebra, credere che le nostre opere sono il segno della presenza del Signore oggi. È questa la strada che la croce ci indica, l'unica che rende vero l'amore e autentico il dono. Buona domenica e pace e bene.